La stella della Rodesia è uno dei più celebri diamanti al mondo, ma la fama che lo circonda è piuttosto sinistra. Fu trovato per caso alla fine del secolo scorso da un umile kaffir, ma forse sarebbe stato meglio se fosse rimasto nascosto sottoterra, perché tutti coloro che se ne trovarono in possesso morirono di morte violenta. La nostra storia ha inizio a Londra, nei pressi della storica torre. Ai piedi del Tower Bridge c'è la bottega di Mock e Figli, fabbricanti di bare. Un vero capolavoro, glielo garantisco io. È sicuro che l'agenzia funebre la riceverà in tempo? Ci conti. Il diretto per la Scozia parte dalla stazione di Houston alle 7:30 esatte, quindi purtroppo resta ben poco tempo per preparare la salma. Si tratta di sua madre? Sì. E lei la riporta in Scozia? Sì, a Edimburgo. Abbiamo una tomba là. Grazie. Una bella seccatura. Passare la notte in treno. Non trova? Vale, buongiorno. Muoviti che c'è del lavoro da fare, su. Mi scusi, signora. Il signor Holmes? Salve. Temevo che non arrivasse in tempo. Stavo studiando la fisionomia dei passeggeri. Un passatempo affascinante e spesso piuttosto istruttivo. Lady Margaret è già sul treno, immagino. Sì, mia madre l'aspetta. Ho riservato uno scompartimento per lei e il dottor Watson. Purtroppo siamo in questa vettura attaccata al bagagliaio. Vettura normale? Sì, il vagone letto è tutto occupato. A mia madre non interessava tanto dormire quanto partire subito per Edimburgo. Così non le è stato difficile convincerla a rinunciare al vagone letto. Esatto, la vettura è stata agganciata perché sì, il treno è pieno. Mi scusi, è stato gentile a venire nonostante che io non sia stato molto esplicito con lei. Mio caro signor Carstairs, una preoccupazione inutile, sapevo tutto. Sapeva che mia madre ha voluto portare con sé la stella della Rodesia qui a Londra. E qui a Londra c'è stato un tentativo di furto. Gliel'ha detto Scotland Yard. Oh no, mio caro Carstairs. Il fatto che sua madre abbia il famoso diamante è noto a tutti. È venuta a Londra per il ricevimento a Buckingham Palace ed è logico che avesse con sé la stella della Rodesia. Lei vuole che io sia al suo fianco fino a Edimburgo, ne deduco che abbiano tentato di rubarle il gioiello mentre si trovava a Londra. Il suo ragionamento è molto preciso, signor Holmes. Grazie. E se non le dispiace, aspetterò qui il dottor Watson. Non capisco perché ritardi. Io l'aspetterò insieme a mia madre. Vuole che gliela prenda io? Oh, è molto gentile, grazie. Siamo nello scompartimento E? Sì. Biglietto, prego. Sì, è la sua vettura. Guarda, guarda chi c'è, l'ispettore Lestrade. Oh, il signor Holmes. Ha un viaggetto, ispettore? Va a pesca? Un po' di vacanze. Oh, mi fa piacere. Trote? Oh, sì. Sono canne pesanti per la trota, più adatte per il salmone, no? Per la verità vorrei dedicarmi di più al resto. In altre parole, lei in missione per Scotland Yard. Ah, spero che sia la mia vettura. Faccia vedere il biglietto. Qui prendono posto i passeggeri senza prenotazione. No, capisco. Vuol dargli il suo bagaglio? No, preferirei portarlo io, se non ha da obiettare. Si parte, signore. Le 7:30, Partiamo sempre puntuali. Signore.
Arrivo! Watson! Sta arrivando, Holmes! Non voglio aspettarmi. Ma dove ha gli occhi? Grazie per il tempestivo intervento. Mi dica, Watson, si ritiene un campione di atletica? Ciò che c'è, sono in forma perfetta per la mia età. Questo è un mio vecchio amico, Duncan Black, dodicesimo lanciere indiani. Maggiore Duncan Black, Sherlock Holmes. Fortunato, ho sentito parlare molto di lei. India. Impressione da 15 anni. Stavamo rievocando i vecchi tempi dell'India e così ci siamo distratti. Fa buio tardi in questo periodo e non ho fatto caso allora. Sì, me ne sono accorto. Qui, signore. Va bene, grazie. Dottore, beviamo un sorso di whisky come aperitivo prima di cena? Ah, sì, grazie. Buona idea. Di che si tratta? Ha sentito parlare del diamante di Lady Margaret e la stella della Rhodesia? Ho letto un trafiletto la scorsa settimana. La vecchia era a Londra col famoso pendaglio, vero? Sì, è vero. Ora è su questo treno, per questo siamo qui, per far sì che questo pendaglio, come lei lo chiama, torni negli abiti forzieri. Mi sembra piuttosto, mi scusi, mi sembra un lavoro adatto per i piedi piatti. È qualcosa di più, vecchio mio. Un primo tentativo di furto a Londra è andato a vuoto. Oh. E un secondo tentativo avverrà probabilmente su questo treno. Oh, e da cosa lo deduce? Mi sembra logico che chi ha organizzato il primo tentativo non è stato scoraggiato dall'insuccesso e farà di tutto per non lasciarsi sfuggire il diamante la seconda volta. Ma che Lestrade sarebbe all'altezza. Lestrade è qui sul treno. Ah, sì? Sì, sì, si produce in una eccellente imitazione di pescatore. Eccoci arrivati. Entri pure, signor Holmes. Il mio amico e collega, dottor Watson. Molto lieto. Ho preferito avvertire il signor Holmes dopo quanto è avvenuto a Londra. Non dubito che lei sia molto efficiente, ma non credo che fosse necessario un poliziotto. Eh? Un poliziotto? Da quanto tempo possiede la stella della Rhodesia, Lady Margaret? 25 anni. Potrebbe sembrarle strano, ma non l'ho mai veduta. Può anche vederla, dato che la paghiamo per sorvegliarla. Mamma. Sì? Posso? Prego, faccia pure. Grazie. Per Bacco! È una pietra davvero notevole. Mio marito me la regalò il quinto anniversario del matrimonio. 423 carati, vero? La pietra originale superava i 700 carati. Vero. Tuo padre la fece tagliare, era troppo vistosa. Oh, invece adesso, sembra un uovo d'anatra. Grazie, Lady Margaret. Cercherò di dare il minimo disturbo. Sarebbe una novità da parte di un poliziotto. Ora, se lei volesse indicarci il nostro scompartimento. Oh, mi scusi, signor Holmes. Oh, grazie, Lady Margaret. Buonanotte. Buonanotte. Che impertinenza, chiamarci poliziotti. Che male c'è ad essere poliziotti? Oh, salve Lestrade. Dove sta andando? L'ispettore va in Scozia a pesca di salmone. Oh, sul serio? Ma la pesca non si apre che fra un mese. Lei non lo sapeva? E chi dice che vado a pescare il salmone? Sì, lui. Mi scusi, la prego. La polizia. La polizia. Qui. Sul treno. Scotland Yard, li ho sentiti. Te l'avevo detto. Il signor Holmes? Sì. Mi segua, prego. Ah, lei è qui, Holmes? Assaggi questo curry. È eccellente. Bistecca con patate fritte. Certo, il curry del Bengala è inferiore a quello di Madras. Dipende dalla carne del montone, che è più scadente, non crede? La carne non ha importanza. Il segreto sta nelle spezie. Non è d'accordo, Holmes? Cosa? Parlavamo del curry. Oh, sì, per me è orribile. Dice? Il che dimostra che ognuno ha i propri gusti. Siamo in due, cameriere. Tra poco arriverà anche mio figlio.
caro amico, io insisto nel dire che il riso selvatico non brillato non comporta una grande differenza per un buon curry. Ah, non sono affatto d'accordo con lei. Vuol venire un istante con me, Watson? Oh, ai suoi ordini. È uno dei poliziotti. Holmes, Ronald Casters è nel vagone ristorante con lei. No, Lady Margaret è venuta sola. Mi trovavo nel mio scompartimento e mangiavo un boccone quando ho sentito dei rumori. Sul serio? È chiuso. Ho bussato e nessuno ha risposto. Ed è rimasto qui con le mani in mano. Magnifico! Il serviente vuole aprire, per favore. Mi dispiace. Questo è l'ispettore Lestrade, Scotland Yard. L'autorizzo, può aprirla. Come vuole, signore. Un po' precipitoso. Questo è il... Sì. La stella della Rhodesia era qui dentro non più di mezz'ora fa. E come lo sa? L'ho vista. Può essere caduta a terra. No, no, è inutile che la cerchi. È stata rubata. Ah, è qui, Holmes. Vorrebbe unirsi Esami a noi il cadavere, per... Watson. Il cadavere? Oh, per... Chi le assicura che sia omicidio? Omicidio? Ehi, dico... Lei chi è? Maggiore Duncan Black, amico del dottor Watson. Oh. Ma cosa l'assicura che è omicidio? La porta era chiusa. Ogni inserviente ha una chiave. Ha aperto a qualcuno nella scorsa mezz'ora? No, sì. È sempre stata in suo possesso? Sempre, è assicurata a una catena. A me sembra collasso cardiaco. Nessuna traccia di violenza sul corpo? Nessuna a prima vista. Stavolta forse ha sbagliato, lo ammette? Potrebbe darsi, ma se si tratta di morte naturale è arrivata al momento più opportuno. Che cosa fate qui? La stella della Rhodesia. Scomparsa. Lei aveva il dovere di custodirla. Mio figlio l'aveva chiamata per questo. E io mi ero fidata di lasciarla a lui. Dov'è mio figlio? Mi dispiace, Lady Margaret. Comprendo quanto sia immenso il suo dolore. C'è uno scompartimento vuoto? Sì, signore. Forse sarà opportuno. Lady Margaret, venga con me, la prego. La madre di quel poveretto, immagino. Sì. Cerchiamo di concludere qualcosa. Mi scusi, dottore. Povero ragazzo così giovane, che peccato. Ho avvertito il capotreno, parli con lui. Sarebbe meglio che nessuno lasciasse questa vettura. Grazie, andiamo nel mio scompartimento? Grazie. Il serviente? Sì. Chiuda la porta e che non entri nessuno senza il mio permesso. Benissimo, signore. Mi scusi, vecchio mio, il dovere mi chiama. Benissimo, ci vediamo più tardi. Sta cercando l'ispettore di Scotland Yard, per caso? Sì, proprio lui. È là dentro, grazie, signore. Avanti. Mi scusi, signore, ma nessuno può lasciare questa carrozza. Non si può lasciare la carrozza. Di chi è questa ridicola idea? Di Scotland Yard. Scotland? Dunque, la prima fermata sarebbe a Rugby. Esatto, signore. Compieremo una perquisizione del treno prima di allora. Scopra l'assassino e ritroveremo il diamante. Ma non sappiamo se è davvero omicidio. Consideri i fatti, Lestrade. Casters era morto quando il gioiello fu preso, se no avrebbe offerto resistenza e non ci sono tracce di lotta sul corpo. Se fosse morto per cause naturali, noi dovremmo presumere che il ladro era sul posto al momento più opportuno, il che esula dal campo delle probabilità. No, Lestrade, stavolta nulla è stato lasciato al caso, perciò scopra l'assassino e troverà il diamante. E se il colpevole ha lasciato la carrozza prima che trovassimo il morto? L'inserviente è stato nel corridoio per tutto il tempo. È sicuro che nessuno è passato davanti a lui. All'altra estremità della carrozza c'è il bagagliaio. Che è sempre chiuso.
Non ha trovato segni di nessun genere sul corpo, Watson? Nessun indizio significativo. Neppure un graffio? Beh, c'era una goccia di sangue sul collo, direi quasi un puntino. Appunto a questo mi riferivo. E secondo lei quel graffio era mortale? Se fosse servito a inoculare del veleno. Un veleno? Dovremmo accertarlo con l'autopsia. Ah. All'elenco dei passeggeri della carrozza? Sì, signore. Ecco qui, ispettore. Grazie. Maggiore Duncan Black. Cioè il suo amico, dottore. L'altro scompartimento è buono. È dove abbiamo portato Lady Margaret. Lo ha dimenticato Lestrade. Continua. Vivian Vedder, ispettore Lestrade, sarei io. Lady Margaret Casters, l'onorevole Ronald Casters, il professore William Kilben, il signore e la signora Shaltros, il signor Holmes e il dottor Watson, e cioè sareste voi due. Ah, comincerò a interrogare qualcuno. Vivian Vedder, comincerò con lei, chiunque sia. Vedder, scompartimento C. Ci siamo. Vuoto. Dica Holmes, lascerà che Lestrade se la sbrighi da solo? Beh, dopotutto gli rappresenta la polizia. No, se comincia con gli interrogatori a cercare il diamante sotto i sedili, lo scopriremo più di quanto sappiamo ora. Io stesso farei di meglio. E perché non ci prova? Ah? Giove, sì. Forse farò anch'io un buco nell'acqua, ma proverò. Noi eravamo qui. Ah. Chiuso. Come? Ah, qui c'è il morto. Beh, comincerò da questo qui. Sì? Mi chiamo Watson, dottor Watson. Oh. A che cosa devo la sua intrusione? Temo che dovrò rivolgerle un paio di domande. Che cosa fa su questo treno? Dove sta andando? Domande del genere. Perché? Beh, in pratica. C'è stato. Hanno commesso un omicidio. Scotland Yard, cioè Sherlock Holmes. Sherlock Holmes e io. Che cosa c'entra Sherlock Holmes? Stiamo interrogando i sospetti. Sospetti? E di che cosa mi si sospetta? Quel tizio è morto. Omicidio, capisci? Cominciamo col chiarire una cosa. Dice che è stato commesso un omicidio su questo treno? Sì, qui accanto. E dato che uno che mi è del tutto estraneo è stato ucciso, lei viene ad interrogare me. Ma dobbiamo interrogare tutti. Lei è un poliziotto? No. E allora con quale diritto viene a introdursi nel mio scompartimento? Beh, io... Che cosa fa lei su questo treno? Dove sta andando lei? Da nessuna parte. Holmes e io siamo sul treno per sorvegliare... Lo so, un diamante o una perla o qualcosa di enorme valore. Questo tale Holmes va sempre a caccia di gioielli scomparsi o di femmine misteriose. Hm? Cosa vorrebbe dire questa storia? Mi dispiace, Miss Vedder, ma siamo obbligati a perquisire il suo scompartimento. Davvero? E che cosa si aspetta di trovare qui? Hanno rubato un gioiello di gran valore. E hanno ucciso un uomo. Per questo dobbiamo perquisire tutta la vettura. E interroghiamo ogni passeggero. E allora, cosa aspetta? Apprendo che lei non viaggia per diporto. Sua madre... Sì. Forse potremmo fare a meno di interrogarla, Lestrade. Eh? La prego, ci scusi. Ma perché diavolo, signor... Delicatezza, Lestrade. La ragazza riporta in Scozia la salma della madre. In una bara? È il sistema più comune, a quanto pare. Lestrade, diamo un'occhiata a quella bara. Può essere interessante. Stavo appunto pensandoci sopra, signor Holmes. Capotre, non vorremmo ispezionare il bagagliaio. Mi segua, prego. Io sono il dottor Watson, il dottor John Watson, 221 Baker Street, in pensione. Sherlock Holmes garantirà per me. Il suo alibi non vale neanche un soldo bucato.
Lei mi ha detto che questo tale Holmes è un suo collega, naturalmente mentirebbe. Io protesto, signore Sherlock. Holmes è la personificazione dell'integrità. Potrebbe essere suo complice. Se io fossi un poliziotto vi fermerei entrambi su due piedi. Non sono stato io, glielo giuro, signore, posso dimostrarlo. Va, è lei, Holmes. Ora si tolga dai piedi e raggiunga il suo celebre amico. Ha potuto scoprire nulla, Watson? Sì, è un personaggio sospetto. Cerca di intorbidare le acque. Da quello che ho visto sembra che non è riuscito a spuntarlo, eh? Comunque non vorrà lasciarsi scoraggiare da questo incidente tecnico, vero? Perché non prova qui? Lo ritiene opportuno? Sì, certo. Vi dispiace se entro? Prego, si accomodi. Grazie. Mi dispiace disturbarla, ma io rappresento la polizia. Lo sapevo. Alfred, te lo avevo detto. Detto cosa? Allora? Non si preoccupi, ispettore. Io confesso. Confessa? Vuol dire che l'ha rubato lei? Lo ha qui dentro? Sì. No, lo lasci dov'è. Ora avverto l'ispettore Lestrade di Scotland Yard. E non si allontani di qui. Oh, no, ispettore. Questa porta è sempre chiusa? Sì, la chiave l'abbiamo solo io e il sorvegliante. Li ho trovati, sì. Holmes. I ladri. Dove? Avanti, presto, parli. I tuoi sposi, laggiù. I signori Sheldon? Sì, hanno confessato. Confessato? Ce li ho costretti, al terzo grado. E li ha lasciati senza sorveglianza? Gli ho detto di non muoversi. Scambiamo due parole con loro. No. È lei di nuovo? Se le interessa, ho catturato proprio ora i due ladri. Mi scusi, signora. Lei è della polizia, lo so. Lo avevo avvisato, ma lui non mi ha dato retta. L'avverto che quello che dirà potrebbe incriminarla. Ma che importanza ha? Hanno già ammesso tutto? Tutto? Sì, è in quella valigia. Potrei pagare il doppio del suo valore purché io non venga denunciato. È stato il mio primo reato. Tutti quanti dicono sempre così. Me lo consegni, dov'è? Mi dispiace. Mi trovavo in albergo a Londra e... Ah, avanti, avanti. Nel mio piccolo io sono collezionista di teiere. Una teiera. Dottor Watson, questa le sembra un diamante? Niente affatto, ora che ci penso. Perché avrebbero confessato? Beh, appena mi hanno visto, hanno ammesso il punto. La vorrei pregare di non intrecciare l'opera della polizia. In ogni modo non ha perduto del tutto il suo tempo. Ha sempre recuperato una teiera. Grazie, una teiera. Uno fa il suo meglio e che cosa ottiene? Umiliazioni e sgarberie da gente come Lestrade. Vorrei proprio lavarmene le mani. Può essere una buona idea lasciare che la polizia faccia il suo lavoro. Lei badi ai fatti suoi. Ah, eccola qui, Watson. Viene a bere un sorso assieme a me? Grazie, vecchio mio. Ti sistemo io se mi salta il ticchio. Sarete denunciati alla polizia appena saremo a Edimburgo. Il dottor Watson, che roba. Mi scusi, professor Kilburn, lei è nello scompartimento accanto, vero? Infatti. Temo che dovrò farle qualche domanda. Non mi dica che ricomincia la solita solfa. Le dispiace? Certo che mi dispiace. Avanti, entri. Mente brillante, ma ci sono stati dei momenti in cui... La sua mente scientifica gli ha indicato la strada. Esatto. Le prende la morte di Ronald Carstairs, per esempio. Io ho pensato subito al veleno. Il modo di vedere dello scienziato. Senz'altro hanno adoperato una siringa con una specie di veleno del Sud America, forse. O indiano. Ah, sì, indiano. Io ho vissuto in India. E anche lei. Sì. Eh? Oh, è vero. Anch'io! Alla saluto. A lei. Non mi va il suo atteggiamento, professore. Non mi piace affatto. Può darsi, ma io sono su questo treno per ragioni legittime e non ho né il tempo né la disposizione per aiutarla nel suo lavoro. Lei ha perfettamente ragione, signore, e sono sicuro che l'ispettore è d'accordo. Grazie, signore. E se lei non ha obiezioni, avrei un lavoro da fare e debbo concentrarmi. Matematica? Sì. Una scienza interessante. Se non mi dispiace.
Cerca qualcosa, Lady Margaret? Volevo prendere la mia borsa. La porta è chiusa. È naturale, ma se lei ne ha bisogno. Vorrei parlarle del diamante. Non se ne preoccupi, Lady Margaret. Vale più di 50.000 sterline e io non dovrei preoccuparmi? Mio figlio aveva chiamato quest'uomo per custodirlo. E l'hanno rubato proprio sotto il suo naso. L'avverto. Farò presente questa storia ai suoi superiori. Io sono un investigatore privato. Bene. Vi denuncerò entrambi a Scotland Yard. Ma io sono Scotland Yard. Lady Carstairs è entrata nel ristorante da sola. Lei era già là. Holmes è arrivato dopo e a quanto so l'ispettore Lestrade stava nel suo scompartimento con le tendine aperte. Così se qualcuno fosse passato lo avrebbe visto. Eh già, è chiaro. Ma ragioniamo spassionatamente. Lady Carstairs mi sembrava più preoccupata, anzi era più preoccupata per il diamante che per la morte del figlio. Per ma ha ragione, è proprio così. Avanti. Ah, lei è qui, Watson. Si segue. Beve un sorso. No, grazie. Le dispiace se... Niente affatto. Riflettevo sopra questo caso, cioè era Duncan Black che ne parlava. Sì, capisco. Allora, abbiamo concluso che la vecchia è l'unica che non abbia un alibi. Sì, per noi lei osserva la cosa da una visuale sbagliata. Sul serio, Watson? La sua teoria è... Assicurazione. Molti assicurano i propri gioielli e poi fingono che siano stati rubati. Teoria interessante. Forse vorrà chiedere a Lady Margaret per quale somma aveva assicurato il diamante. No, grazie. Non sono tagliato per questo. Perché non glielo chiederei? Perché già lo so. Magnifici i suoi disegni. E allora perché me lo ha chiesto? Vuol divertirci alle mie spalle? Dunque, i due coniugi Shalcross, la teiera per giunta. Beh, possiamo eliminarli. Il professor William Kilben. Ho telegrafato alla polizia di Edimburgo per avere notizie di questo professore di matematica. Interessante. In che senso? Forse è una coincidenza. Quale coincidenza? Il fatto che questo tale Kilben sia un professore di matematica. Che significa, signor Holmes? Le hanno parlato del colonnello Sebastian Morin? Naturalmente, e che c'entra? Come le sa, il colonnello Sebastian Morin era il più sinistro, crudele e diabolicamente abile complice del nostro defunto e non rimpianto amico, professor Moriarty. Non l'ho mai visto, ma ho sentito la sua sgradevole presenza più di una volta. In verità è stato il diretto responsabile di quella che poteva essere la mia prematura scomparsa in tre diverse occasioni. Interessante, ma che c'entra con il caso attuale? Può darsi niente. Tuttavia la sua specialità è organizzare spettacolari furti di gioielli e per distrarsi amava dedicarsi allo studio della matematica. Vorrebbe farmi capire che il professor Kilben è il colonnello Sebastian Morin e che ha ucciso Ronald Carstairs e rubato il diamante. E che pensa di quella donna, quella tale Vivian Bedder? Anche lei rientra fra i sospetti. E Lady Margaret? Potrebbe aver avuto i suoi motivi perché la stella della Rhodesia scomparisse. Non mi è apparsa molto addolorata per la morte del figlio. E quell'amico del dottor Watson, quel maggiore Duncan Black, sarebbe ragionevole sospettare anche di lui. No. Per quanto mi risulta, quattro persone sapevano che la stella della Rhodesia era su questo treno. Lei, il dottor Watson, la vittima Ronald Carstairs e io stesso. E Lady Margaret. E Lady Margaret? Vorrei scambiare ancora due parole con lei. Lady Margaret, le dispiace se in un istante...
Salve, Holmes. Lasci aperto, per favore. Fortunato Furfante. Chi intende dire? Don Camblè. Ho fatto una partita con lui e mi ha letteralmente spennato, se mi permette l'espressione. È stato sempre insieme a lui? Sì, l'ho lasciato ora. Mi ha segnato un gioco che mi ha fatto ammattire. Jim Romy, lo chiama così. Un americano, penso. Ci vuole una mente matematica. Ne ha sentito parlare. Ancora cercando l'omicida, ispettore? Un tipo impossibile. Dove è stato? Oh, cosa ha fatto? Ho ammirato il paesaggio dall'estremità della carrozza. Sono stato là e non l'ho vista, la porta era chiusa. È naturale. Io ero all'esterno. All'esterno? Sì. Deve provarci qualche volta. Diamo un'occhiata al feretro. Se lei rammenta, mi hanno interrotto prima. Mi dispiace. Sono Sherlock Holmes, vorrei controllare la bara che va in Scozia. Nessuno può entrare qui, signor Holmes. Me ne assumo la responsabilità. Si è reso conto, Watson, che il feretro è fuori del normale? Non saprei, un po' troppo ornato, forse. Non pensavo alle decorazioni, io stavo... Le dispiace se la prendo? È proibito, signore. Ma sì, coraggio, Watson. Ma lei non può farlo, signore. È necessario. Mi scusi, prego. Quasi una nana. Lo prevedevo, è doppio. La salma l'occupa fin qui. Lei crede che ci sia un vano segreto al di sotto? Per forza. Vuoto.
Sì, ma fino a poco fa non lo era. Chieda alle Strade di venire qui e dalle di Margaret. Ha fatto entrare nessun altro qui? No. Matematica, eh? È un passatempo per me. Venga subito. Di che si tratta? Del feretro. Holmes ha scoperto un doppio fondo, grande abbastanza da servire da nascondiglio. Come? Che cosa significa, signor Holmes? Ecco dove l'assassino si era nascosto. È semplicemente questione di trovarlo, vero, signor Holmes? Non trovarlo, trovarli. Eh? Questa è senz'altro opera di due uomini. Il primo l'ha organizzata e l'altro si è nascosto nella bar. Al momento stabilito ne è uscito, ha ucciso Ronald e ha rubato il diamante. E chi ne sarebbe l'autore? Il colonnello Sebastian Moreno. Pura e semplice fissazione. Ho accettato questo incarico perché ero virtualmente certo che il colonnello non avrebbe resistito davanti a un bocconcino invitante come la stella della Rhodesia. Sono più che convinto che la mente organizzatrice sia lui e che si trovi su questo treno. Oh, e in che modo riuscirà a scoprire quale dei passeggeri è questo colonnello Moreno? Ammesso che sia uno dei passeggeri. Le consiglierei di cominciare a interrogare Miss Vedder, può essere interessante. Eh? Oh! Devo rivolgerle qualche domanda e l'avverto. Quello che dirà potrebbe incriminarla. Ah, sì. Dunque, c'è sua madre. Non è sua madre, in realtà, vero? Se lei volesse spiegarsi. Quel feretro l'abbiamo aperto. E abbiamo trovato un doppio fondo. Avanti, allora. Sputi fuori. Sputare. Tutta la storia. Bene, se insiste. Un uomo è venuto da me e mi ha chiesto di portare il feretro in Scozia. Mi ha offerto ben 100 guinei. Lei sapeva che nel feretro era stato ricavato un nascondiglio? Sì, lo sapevo. E con quale pretesto l'uomo ha giustificato questo nascondiglio nel feretro? Qualcuno doveva lasciare Londra e delle spie straniere sorvegliavano il treno. Spie straniere? Va bene. Forse non ho bevuto la storia delle spie straniere. Spero che lei si renda conto che ciò la trasforma in complice. Come si chiamava l'uomo che è venuto da lei? L'ho dimenticato, purtroppo. Miss Vedder, l'uomo che l'ha pagata per portare il feretro in Scozia non è per caso questa persona qui? Ma lei sbaglia, vecchio mio. Mio caro Watson, lei che cosa ne sa del maggiore Duncan Black? Lo conosco da molti anni e so già nel mio club. Ehi, dico, forse è uno scherzo. Il nome del colonnello Moren le dice niente, signore? Colonnello Moren? Colonnello Sebastian Moren. Temo assolutamente di no. A santo cielo, lei non crederà che... No, certo no, lei ha un alibi perfetto, il dottor Watson. Ah, sì, sì, logico, certo. Santo cielo, signori, vi autorizzo a perquisire il mio scopertimento e la mia stessa persona. E se trovate il diamante, io... No, non sarà necessario. La stella della Rhodesia non è stata rubata. Cosa ha detto, signor Holmes? Ne hanno rubato una copia, quella autentica l'ho io. Ce l'ha lei? Mio caro Lestrade, non avrà pensato che avrei lasciato nelle mani di Lady Margaret il diamante autentico avendo la certezza che avrebbero tentato di rubarlo. Si trova in mio possesso dal momento in cui mi è stato mostrato. Non aveva il diritto di far questo. Non subentri alla polizia. Avanti, me lo consegni. Dovevo badare che non fosse rubato, non è d'accordo? Io non so di che cosa si tratti, ma posso garantirvi di non aver mai veduto quel signore prima d'ora in vita mia. Non si muova dal suo scompartimento fino alla riva Edimburgo. Ispettore Lestrade. Eh? Oh. Un telegramma per lei, signore. Grazie. Mi dispiace, vecchio mio. Temo che il mio amico le debba delle scuse. Non importa. In un caso simile è logico che tutti siano sospettati. Possiamo sbagliare tutti. Perfino Holmes non è infallibile. E l'assassino è ancora a piede libero. Già, è così. Beh, buonanotte. Buonanotte, vecchio mio. Farò ancora due chiacchiere con questo professor Kilburn. È importante, Lestrade. Lei ha i suoi segreti, Holmes, e io ho i miei. Sono l'ispettore Lestrade. Stia a sentire, questa storia continuerà tutta la notte? Professore, lei ha detto che fa parte dell'Università di Edimburgo. Non ho detto niente del genere. L'ho detto, l'ho sentita, e anche il signor Holmes. Oh,
Ho detto soltanto che sono professore di matematica e che sto tornando a casa mia a Edimburgo. Forse mi sarà necessario vederla di nuovo. Più tardi. Provi a rimettere il naso qui e io mi rivolgerò alla legge. Sono io la legge. E la smetta di fare avanti e indietro qui come una marionetta. Come una... Ma dove sono finiti? Un tipo acido non vuole aprirci la porta. L'aprirò io. Deve aver visto l'assassino. Un'iniezione. Osservi meglio, Watson. Un graffio. Un semplice graffio come quello su Ronald Cassers. Un piccolo dardo, forse composto di una sostanza solubile. Può darsi un preparato di gelatina che si scioglie nella ferita, perciò non ho trovato niente su Cassers. L'assassino voleva sbarazzarsi del morto, ma ha sentito bussare e si è spaventato. Allontanati dalla porta. Ti hanno visto entrare? No. Holmes e il grassone suo amico sono nel bagagliaio. E il sorvegliante nel corridoio? Non mi ha visto. L'ho sistemato per un po' di tempo. Ma quello nel bagagliaio ho dovuto ucciderlo. Ecco, è meglio che lo tenga lei. Questa non è la stella della Rhodesia. Non vorrà fare il doppio gioco con me, vero? Holmes aveva il diamante e l'aveva sostituito con questa copia. Ora l'ispettore di Scotland Yard ha la vera stella della Rhodesia. Si trovava con Holmes nel bagagliaio? No. Probabilmente è nel suo scompartimento. Ma dovrai sbrigarti. Non mi piace. Neanche a me va troppo. Non dovrai fare altro che togliergli il diamante. Aggredire un ispettore di Scotland Yard, però, è qualcosa di diverso. Certo, vorrà dire più quattrini per te. Ti fanno gola, vero? Andiamo. È là dentro. Sì, il diamante.
Fu ad opera questa. Il sorvegliante non è più al suo posto. L'ho già notato. Strano. Che c'è? Lestrade! Già. Mi aiuti a sollevarlo? Sì. Sta per riprendersi. Mi dia quel bicchiere. Non è niente di grave. Basta una semplice medicazione. Avvelenato come gli altri. È sparito. Il diamante è sparito. Rubato? Sì. Bisogna perquisire quell'uomo. Non servirebbe a niente. L'uomo che lo ha ucciso alla stella della Rhodesia. Che cos'è? È una pistola ad aria che spara dardi avvelenati. È un'arma alquanto insolita. L'hanno aggredita perché aveva il diamante. Per fortuna non l'hanno usata contro di lei. Il treno sta per fermarsi. La polizia scozzese. Non mi sento troppo bene, signor Holmes. Vuole essere tanto gentile da sostituirmi? Certamente. Grazie. Stia tranquillo, vecchio mio. Torneremo fra poco. Signor Holmes, questo è l'ispettore McDonald della polizia di Edimburgo. Fortunato. Mi trovavo in questa zona per un altro caso e ho ricevuto un telegramma dal quartier generale. Vorrà parlare con l'ispettore Lestrade. Al momento giusto, adesso subentro io. Siamo in Scozia, avete passato il confine. Abbiamo avuto diverse complicazioni, ispettore. Per questo sono qui. E lei chi è, se è lecito? Il signor Sherlock Holmes. Ah, l'investigatore privato, eh? La conosco di fama, certo. È logico, ha già risolto anche questo caso. Vuole sgombrare il vagone e il ristorante, dovrei interrogare qualcuno. Sì, signore. E badi che nessuno lasci il suo scompartimento, a meno che io non voglia interrogarlo. Molto bene, signore. L'ispettore Lestrade mi ha chiesto di sostituirlo. Quanto irregolare. Scotland Yard ha gran stima di Sherlock Holmes. Molto spesso ricorrono a lui. Scotland Yard, eh? Dov'è questo ispettore Lestrade? Veda se l'ispettore Lestrade si è ripreso e può venire nel vagone ristorante. Benissimo. Miss
Svedels, so già tutto quanto di lei e le dico che è nei guai. Non ho fatto altro che comprare un feretro e portarlo sul treno, ispettore. A mio parere questo riguarda Scotland Yard. La giurisdizione di Scotland Yard è terminata quando lei ha attraversato il confine. Questo lo dice lei. È una questione di opinione. Miss Vedder senza dubbio fa parte del complotto. Dovrebbe conoscere il colonnello Moren, allora. No, non lo conosco. Il colonnello Sebastian Moren? C'entra lui? Lo conosci? Per sfortuna lo conosco. Lei torni nel suo scompartimento. Ha detto sfortuna? Già. Una volta ebbi a che fare con il colonnello Moren, l'unica volta in tutta la mia carriera che mi hanno giocato. Il più astuto criminale dopo il professor Moriarty. In questo sono d'accordo. Dov'è questo Sebastian Moren? È su questo treno, sotto il nome del maggiore Duncan Black. Ma che diavolo sta dicendo, Holmes? Dice sul serio, signor Holmes. Sergente, porti qui Duncan Black. Signor, sì. Duncan Black? Ma è corso con il gentleman a Lords. Avanti. Duncan Black? Sì. L'ispettore McDonald vorrebbe vederla. Va bene. Il colonnello Sebastian Moren, sarà per me un gran piacere, signor Holmes, rivedere quel malandrino. Voleva vedermi? Sì, colonnello Moren. Lei è in arresto. Ah, quindi è riuscita a convincerlo che io sono il mitico colonnello Moren. Non tanto mitico, colonnello. Ha dimenticato quella storia a Inverness 3 anni fa? Ma è stato a Inverness in tutta la mia vita. È disposto a farsi perquisire? Faccia pure. Ah, per essere innocente lei porta strane cose in tasca. Sono un ex ufficiale dell'esercito, India. Ma lei è in Scozia ora e la legge proibisce di portare armi da fuoco. È soddisfatto? Non del tutto, colonnello. Ah, ora sono soddisfatto. Adesso è tutto quanto chiarito. Ci fermeremo a Tofen fra qualche minuto. Il treno non ferma a Tofen, che io sappia. Stavolta temo che lei si sbagli, Holmes. Questo treno fermerà a Tofen. Ritarda solo di poco l'inevitabile, colonnello. Non può scappare. Bene, ispettore, ecco il suo buono. Chi ha tirato il segnale? Siamo stati noi, capotreno. Ora scenderemo con il detenuto. Sergente, lo affido a lei. È stato un bel lavoro, ispettore McDonald. Davvero perfetto, signor Holmes. Forse io l'avevo sottovalutata un po'. È lei che mi ha colpito? Oh, sono davvero desolato. Accetti tutte le mie scuse. Sotto quel tavolo. Ma non è l'estremo. Per pacco è Duncan Black. Cioè il colonnello Sebastian Moren. Mi dia una mano. Che significa tutto questo? Dov'è l'ispettore McDonald? È sceso ora dal treno. Non è possibile. Non doveva. Ma è sceso. Un piano molto ingegnoso, colonnello Moren. Il suo complice, travestito da poliziotto, sale a bordo del treno, l'arresta, ferma il convoglio e la porta via. Ma questo è fantastico! Sì, è la parola. Un piano degno del colonnello Moren. Ha organizzato tutto, compreso il feretro con il doppio fondo, e nell'eventualità di complicazioni, il finto poliziotto doveva intervenire e portarlo via prima di Edimburgo. Dov'è l'estremo? Immagino che al momento sia alquanto occupato. Un minuto solo, McDonald. Venite qui, tutti. Siete in arresto. Ora alzate le braccia. Autista,
ci conduca al primo posto di polizia. Avanti, smetti! Allora il pugno nell'occhio che ho ricevuto da Sherlock Holmes non era accidentale, dopo tutto. È solo questione di opinioni, salga. Lo spedisca appena possibile. Molto bene, signore. È un telegramma per la vera polizia di Edimburgo. Ci aspetteranno al nostro arrivo. Ma come ha scoperto che quel tizio non era il vero ispettore McDonald? Elementare, mio caro Watson. In primo luogo, non ha messo le manette al colonnello Moren e ho dovuto farlo io. In secondo luogo, l'ispettore McDonald durante la lotta è stato più d'intralcio che d'aiuto, il che non è caratteristica di un vero poliziotto. Ma stupefacente. Smascherare un complotto diabolico con così pochi indizi. Mi ero dimenticato di dire che, per caso, conoscevo anche il vero ispettore McDonald della polizia di Edimburgo. Oh, e Lestrade se ne era reso conto? Sì, con mia sorpresa ha capito la situazione quasi subito. Oh, quanto insolito. Speriamo che non abbia fatto fiasco. Molto abile, Holmes. Lei a me, ma non la stella della Rhodesia. Ma io ce l'ho. Se al buio ho potuto mettere un tipo ingombrante come Lestrade al suo posto, non ci è voluto molto per scambiare una cosetta come questa.